canestro. Questa è la sfida del canestro. Questo è il canestro. E questa è la sfida. La pista di oggi contiene 4 canestri. E vedremo le macchinine saltare dentro ognuno di loro. Sì! Pronti? Partenza! Costruiamo! Bentornati a Hot Wheels Labs Unlimited. Sono Chloe. E io Jabari. Oggi 4 macchinine si sfideranno per vedere chi diventerà il campione del canestro. Ogni pista conduce a un canestro che vale 1, 2 o 3 punti. La prima, la pista con l'Infinity Loop, vale 1 punto. Nella seconda bisogna attraversare una serie di ostacoli per 2 punti. Oppure si può fare un grande salto per ottenere 2 punti. E nella nostra pista finale le macchinine devono prendere un bel po' di spinta per ottenere 3 punti. I concorrenti possono partire con qualsiasi pista e cambiarla quando vogliono. Il primo ad arrivare a 25 punti vince! Conosciamo i nostri concorrenti. Sono Blake e sono pronto per la sfida del canestro di oggi. Ciao, sono Jack. Io sono Samaya. Ciao, sono Zen. Pronta per cominciare? Sì! Forza, iniziamo! 3, 2, 1, via! Sembra che Samaya abbia scelto la pista ad ostacoli per cominciare. Guadagna un bel vantaggio iniziale prendendo 4 punti. Jack ha scelto la pista del salto in alto. Vediamo se ce la fa. Oh, non riesce a fare canestro. Zen sta iniziando con la pista del super loop. Riesce a fare 1 punto. Bravo! Wow, Blake! Sei molto audace a iniziare con la pista del grande salto. È la più difficile da fare, ma permette di guadagnare il punteggio più alto. Riesce a fare un canestro e guadagna 3 punti! E riesce a raggiungere anche quello in alto. Se continua così, guadagnerà un bel vantaggio. Zen ha scelto la pista ad ostacoli per cercare di fare altri punti. Attraversa il loop a tutta velocità e ce la fa! Oh! Sì! Fa altri 3 punti, ma c'è ancora molto da fare per vincere. Blake è in vantaggio. Wow, guarda qui! Sta unendo il loop alla pista del grande salto. E Samaya ce la fa al primo colpo! È stata una cosa epica! Sì! Vediamo se riesce a farlo di nuovo. Non posso crederci! Questo crea un bel po' di distacco tra Samaya e i suoi avversari. Jack deve sentirsi sicuro di sé. Sta collegando il loop alla pista del grande salto. Sì! E fa un altro canestro! Jack sta accumulando un bel po' di punti. Blake decide di utilizzare la pista con i loop. Veloci Racer sfreccia su quella pista. Sì! Bel colpo! Un altro punto per Blake. L'anello a forma di 8 è un ottimo modo per accumulare punti. Sembra che stia cambiando pista per provare a recuperare. Sono 2 punti per Jack. Oh, fa saltare tutti gli ostacoli e ce la fa! Samaya sta provando a fare un altro colpo da 3 punti, ma sembra stia avendo un po' di difficoltà. I suoi avversari stanno recuperando. Forse deve rivedere la sua strategia. Ah, sta cambiando pista. La cosa si fa interessante. Vai così! Bel colpo, Zen! Ora che si è costruito una bella pista, sembra che Blake stia puntando in alto. E ce la fa! Tutto grazie alla pista ad ostacoli! E riesce a superare tutte le barriere facendo 2 punti! Ora è in vantaggio Blake! Samaya sta di nuovo cambiando la pista! Il salto in alto vale 2 punti! Vediamo come se la cava Samaya! Non riesce a fare il salto, ma comunque cade nel canestro da 1 punto! E ce la fa! Che salto epico! Wow, la macchinina ha fatto saltare la barriera rossa, ma non è atterrata nel canestro. Jack ha corso un rischio per cercare di fare molti punti, ma ora è in svantaggio. Sembra che voglia riprovare con il salto in alto. E ce la fa! Dritto nel canestro! E Zen riesce a farne un altro! Ci riprova, ma la macchinina rimane incastrata.
Ne lancia un'altra per spingerla nel canestro. È stato incredibile! Su questa pista Jack sta accumulando punti facilmente. Vai così! Con T-Rex Troyer riesce a guadagnare un altro punto! Jack si sta preparando per un'incredibile rimonta. Sembra che stia passando alla pista degli anelli per provare a fare dei punti. E ne sta facendo uno dopo l'altro! Ma sarà abbastanza? Jack è tornato al salto in alto. Gli deve proprio piacere quella pista. Bravo! Riesce a fare altri due punti! Jack e Blake si stanno allontanando dagli avversari. Chi arriverà per primo a 25 punti? E un altro punto per Blake! Blake ha fatto tutto quello che poteva su quella pista. Ora sta passando alla pista del salto in alto. Sì! Blake fa volare la macchinina nel canestro! Blake è sempre più vicino ai 25 punti. Sarà lui il vincitore? Oh, la macchinina atterra sulla scatola e rimane bloccata. Lancia un'altra macchinina per farla cadere nel canestro. Con questo Jack raggiunge 22 punti. Ma Blake è in vantaggio di un punto. Oh, wow! Jack vuole far partire entrambi i lanciatori insieme. È impazzito! Bang! Bang! Sì! Assolutamente incredibile! Entrambe le macchinine sono atterrate nel canestro! Fine della gara! E con quel doppio colpo, Jack vince la sfida del canestro! È stata una bella giornata qui a Labs Unlimited! Non ho mai visto così tante macchinine volare! Ogni concorrente ha fatto del suo meglio! E ognuno di loro è un esperto costruttore di piste e track builder! Demo Derby takes a big lead over. It's moving so fast I can barely keep